Sottosegretario Sasso, stamane per parlare di un progetto in cui lo sport diventa imprescindibile per l'educazione di un giovane, soprattutto a scuola. Assolutamente. Quando si diventa insegnanti si studia tra gli aspetti fondamentali della formazione degli alunni la dimensione ludico-ricreativa. Lo sport non è semplicemente questo, lo sport va oltre. Come governo, grazie all'impegno della sottosegretaria Vezzali, del sottoscritto, del Ministero dell'Istruzione, del Dipartimento per lo sport, abbiamo portato a casa un primo piccolo risultato, perché oltre a fare teoria noi dobbiamo essere concreti. Beh, l'articolo 109 della legge di bilancio introduce una svolta storica: per la prima volta l'educazione motoria verrà insegnata a scuola da specialisti abilitati. Perché è importante questo? Proprio per dare maggiore importanza alla pratica sportiva. Non mi dilungo sulla positività, sull'impatto dello sport anche dal punto di vista del rendimento dello studio. Durante questo convegno ci sono stati illustri relatori che hanno portato l'esperienza ad esempio degli studenti atleti. Ma vede, l'impegno al di là di questo intervento normativo si traduce anche ad esempio nella costruzione di nuove palestre. C'è un asse del PNRR che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro, perché giustamente molte famiglie potrebbero dirmi: ma nella nostra scuola non c'è neanche la palestra. Ecco, noi siamo di fronte ad una svolta storica. Veniamo da un anno di successi sportivi dove l'Italia ha trionfato, adesso dobbiamo, tra virgolette, come dicono le società sportive, coltivare il nostro vivaio, coltivare il nostro capitale umano, soprattutto in questa direzione, costruire più palestre, dare la possibilità a chi voglia fare sport di non essere penalizzato nello studio. Quindi bisogna tutelare la figura dello studente atleta, bisogna portare l'educazione motoria nel giro di 3 anni a tutte le classi, perché noi partiremo dalla quarta e dalla quinta elementare. E in più io mi spingerei anche ad aprire una riflessione sulla possibilità di ampliare l'offerta formativa con l'educazione cosiddetta, come si diceva una volta, l'educazione fisica, anche alla scuola media. Portare magari da 2 a 4 le ore e lasciare quelle 2 ore, nell'ambito appunto della scelta di ciascuna singola scuola, alla pratica pomeridiana. Perché vede, in molte zone del paese lo sport a scuola rappresenta l'unico momento che molti bambini hanno, per cui è fondamentale che a farlo siano figure specializzate. Ben vengano progetti come quello odierno. Un grazie enorme va a Sport e Salute, che in tutti questi anni e per i prossimi continuerà a dare una mano da questo punto di vista al Ministero dell'Istruzione. È necessario che la politica si fermi un attimo e ovviamente capisca che bisogna investire di più.